Sono stati diversi i calciatori rossoblu presenti in sala stampa dopo il pareggio di venerdì scorso ottenuto con l'Entella, che ha garantito al Crotone per il prossimo campionato la settima permanenza consecutiva in Serie B. Oggi è il momento di ascoltare Cordaz, uno degli artefici principali della nostra salvezza. Complimenti a te, perché con una grande parata ci hai salvato il campionato. Se avessimo preso gol in quel momento saremmo stati rovinati. Ma con i se e con i ma non si fa niente, nel bene e nel male. È andata bene, abbiamo fatto una partita maschera, una partita difficilissima, grande tensione, grande pressione. E abbiamo ottenuto quello che volevamo, adesso gustiamoci sta vittoria. Grazie e complimenti a tutti voi. L'ultima battuta, ma i saluti finali che cosa significavano? No, volevo ringraziare. Te ne vai? No, volevo ringraziare la gente perché. Resti? È venuta numerosa, volevo ringraziarli veramente perché sono stati bravissimi e infatti abbiamo vinto tutti insieme. Ci siamo salvati tutti insieme, abbiamo costruito la nostra salvezza, l'uscita, era doveroso salutare tutto lo stadio e tutta la gente di Crotone che è venuta in massa. Resterai con noi? Ma questo chiedetelo al presidente, io non è che faccio i contratti da solo. Saresti svincolato a fine giugno, giusto? Se il Parma, sì, sarei svincolato. Quindi sei padrone del tuo cartellino? Ma per il momento ancora no, comunque chiedete al presidente, al direttore, io... Beh, noi faremo in modo di far sì che tu possa rimanere. Io qui sto bene, mi fa piacere sentire queste parole, però non posso fare io contratti. Sta arrivando Bruno Palermo, dai, dimmi cosa vuoi. È vero, complimenti, eh? No, aspetta, senza nessuna polemica. Sei un grande tattico. No, tattico, non riesco a stare in piedi, ma mi ha menato dal primo minuto oggi. Però l'importante era salvarsi e quindi mi sarei fatto menare prima se fosse arrivato prima la salvezza. I giovani atleti della società nuotatori crotonesi sono stati ricevuti nella sala consiliare dall'assessore allo sport Molè, che ha consegnato loro una pergamena a nome di tutta la città per i risultati ottenuti in questa stagione natatoria. Paola Tassone, sono ranista. Greco Federica, dorsista. Ilaria Fonte, mestista. Giulia Ceraudo, dorsista. Dalia Iuticone, dorsista. Gerardi Isabella, stilista. Delfinista. Giulia Filippelli, delfinista. Lorenzo Fonte, delfinista. Lorenzo, ti chiedo, tra tutte queste signorine che ci fai qua tu? Non lo so. Come non lo so? Cosa vi hanno consegnato? Un diplomino che, diciamo, da parte di tutta la città ci ringrazia per l'impegno che mettiamo. I tuoi successi quali sono stati? I Centurana a Vibo Valentia e anche altre gare che ho fatto a Catanzaro e in Calabria. In Calabria. Bravissima, i tuoi successi? A Reggio Calabria, alle finali regionali, ho vinto il secondo posto dei 100 farfalla e poi a Catanzaro ho vinto il secondo posto nella combinata lunga. Mister. Bravissimo. Signorina, i suoi successi? Nei 100 dorso, nelle finali regionali a Catanzaro. Posto? Terza. Complimenti. Signorina? 11 medaglie d'oro. Nei 400, 200 misti, 100, 200 dorso e 50 dorso. Complimenti, fatti regalare una medaglia. 100 delfino, ho fatto il record. Che posto sei arrivata? Prima. Bravissima. Allora, ho vinto 3 medaglie alla finale Reggio Calabria e la coppa del nonno. Sai cos'è la coppa del nonno? È un gelato. Bravissima. E poi? E poi la coppa dei punti, la Villa Point. Terzo posto e in tutte e tre le gare, 100, 200, dorso e due misti, secondo. Bravissima, questa signorina? 3 medaglie d'oro nei 50, nei 100 e nei 200 dorso e poi 3 medaglie di bronzo e basta. Bravissima, chiudiamo con questa signorina che nuota? Sì? No, guarda la telecamera. 100 stile, 2 misti,
Ti ricordi tu? La combinata. Benissimo, lo facciamo un applauso al vostro allenatore. Dai. Bravissimi, grazie.